Bene, andiamo. E andiamo. Quassù. Devi, no. Voglio che resti qui. Rani, il mio posto è accanto a te. Sei la solita bambina. Meglio lui è il suo complice. Ascoltami. Ti rendi conto di quanto tu sia importante per me? E allora perché mi stai cacciando? Ho bisogno che tu porti avanti la causa se dovesse accadermi qualcosa. Non dirlo mai più. Devi. Anche se non ti fidi di me, sappi che proteggerò la regina al posto tuo. Lo devo a entrambe. E allora pensaci tu. E tu appena detto io. Non ti conviene far innervosire quella peste. Vada, vada. Ci vede con quanta leggiadria lo facciamo noi. La... Non è vero. Ok. Andiamo? Dobbiamo sempre aspettare che arrivano gli altri qua. Ci hanno beccato, mi sa, eh? Meno male, signore. Perché l'aveva detto 20 minuti fa. Ma noi non abbiamo più la balestra. No, ce l'abbiamo. Sì, solo che è successo un cazzo di... Vabbè, sti cazzi. Balestra è andata a puttane qua, abbiamo fatto casino. Avete fatto casino. Guardia neutralizzata. Scusi. No vabbè, era tanto per, era un test per vedere se c'era qualche bug. Ma dove stanno le guardie? Sono bloccato. Ma non è vero, è che semplicemente non sto capendo da dove stanno le guardie. Avevo scambiato il tipo per la guardia, là, dove stanno? Facci sua. Sì, ma che cazzo spara a salve? Vaffanculo un po'. Qualcun altro? Scusi. Dica lei se... Bersaglio eliminato. Entriamo prima che arrivino altre guardie. Potevamo entrare prima. Tu si entra. Là, prima finestra. Grandissimo, prego. Che pistola ci abbiamo questa? Vado io? Vabbè. Oh, e che cos'è? Me lo poteva dire che c'è sta per fosso? Tacci sua. Attenzione, fucilieri! Cazzo, urlate il pane. Porca la puttana, ma perché? A fucile, ma vaffa culo. Da sto fucile. Mi arrivano altri da dietro. Non fateli. Anche dal piano di sotto. Signori, ce l'hai davanti. Mannaggia la puttana. Allora, io un aiutino in più dall'intelligenza artificiale, però lo vorrei, Non è che devono fare il lavoro al posto mio, ma magari un'occhiata ai nemici. Sono a corto di munizioni. Questi cazzi, tanto non stia a sparare. Ma quella è una bombetta, aspettate. È una bombetta, mi tolga il vaso. Quella è una mano. Vabbè. Per un cazzo, però. Ricarico. Aspetti. Oh, mortacci vostra. C'è un imboscato qua sotto. Occhio alla bombetta. Bombetta a terra. Eccola. Diavolo. Dica. Ci sto già al riparo. Solo che non ho proprio un aiuto da parte vostra. Scusi. Ricazzo. Ricarico. Fammi una cosa un po' meno stealth. Pure il cilindro si è messo quello. Ma che cazzo stiamo al ricevimento di matrimonio? Aspettate, panico. Prendiamo un po' di munizioni, va. Aspetti, buon uomo, l'ho vista. Non è che se si nasconde faccio finta di niente. Guarda la signorina là dietro. Guardia a terra. Attenzione a dove sbagli. Al nemico. Anche lei dovrebbe farlo, eh. Se prova, non proverebbe. Aspetta, no, questa pistola mi piace di più. Che dite? Non lo so, però, eh. Perché comunque pure questa. Vedete, tutti i colpetti. Zac zac. Aia. Ma come ti stanno sopra? Ma che cazzo, eh. Uno di loro. Attenzione, mamma mia. Alla Bud Spencer proprio, eh. Cos'è? Attenzione, questo mi sembra un piatto prezioso. Ha dato una trambata sulla bombetta proprio. Ha fatto rientrare le vertebre. Va bene, andiamo. No. Dove sono gli altri? Scusate, cosa state facendo ancora? Buon uomo, sta sparando a chi e a cosa? Guarda qua, ma che cazzo è? Sembra una pallottola spuntata. State a 2 metri di distanza e non vi piate. Questo era l'ultimo. Potrebbero arrivarne altri in ogni momento. Non fermiamoci.
Vabbè, va. Così in amicizia. Ma scusate, dove dobbiamo andare? Mi date un indizio? Dove stanno? Guarda sti figli di troia. Prima non sparano e poi si imboscano. Maledetti. Mi sono perso, scusate. Aspetta, munizioni. Con quanta leggera? Attenzione, un po' di moonwalk. Via. Non so dove siano andati. Forse giù? Sì. Un fischio me lo potevate fare, no? Apre lei. Fa spinge. Allora, lei va lì, io vado qui allora. Vediamo. Ah, dobbiamo risolvere quel coso da panico. Vabbè, proviamo. L'altra pallina. Ok. Perfetto. Ah, aspetta. Pensavo avesse solo disattivato il... qualche pannello. Questo fucile non era male, quindi non so se cambiarlo o meno. Che dite? Cambiamo? Ma sì, frega. Qui ci sono un po' di documenti, presumibilmente. Non si legge niente, però. Va bene. Mio caro Jacob. Munizioni e... Cavaliere. Dica. Che stai aspettando? Oh, stai calma, signori, non rompi i coglioni. Vediamo qua, notizie dall'Indio orientale. Allora, mio caro Jacob, il nostro amico comune ha ritenuto opportuno contattarmi prima del mio arrivo in Inghilterra. Sebbene la nostra avventura sia iniziata tra innumerevoli difficoltà, sono lieta di annunciarti che le operazioni proseguono secondo i piani. Convincere il governo locale si è rivelato piuttosto semplice e le autorità sono state lautamente ricompensate, pertanto non dovrebbero creare ulteriori problemi. Tuttavia, alcune comunità del territorio indiano continuano a combattere il nostro personale, generalmente senza alcun successo, ma in taluni casi le perdite materiali causate dalla... alle proprietà della compagnia saranno difficilmente rimpiazzabili. Crediamo sinceramente che la situazione tornerà sotto controllo. Spero anche il tuo problema indiano sia prontamente risolto. Attendo con ansia il tuo arrivo. Va bene, Lord Esti. Arrivo, signori. Però rompete i coglioni voi. Ve la sapete aprire una porta. Lucan, non sparare! Questa è Lakshmi Bai. È il capo della ribellione. È una tua alleata. Non sarai uscito di senno per caso. Potrei porti la stessa domanda. Se non ti conoscessi, penserei che questa sia un'imboscata dei ribelli. Come se la prigione potesse spaventare. Ora non c'è tempo per questo. Ci serviva aiuto, era l'unica a cui potessi rivolgermi. Questa è una follia. Stai mettendo a rischio le fondamenta dell'ordine. Alastair, devi fidarti di me. Ci hai chiesto di trovare una prova. Lei era con me a Blackwall. Ha visto tutto con i suoi occhi. Vuoi dirmi che ti ha aiutato a distruggere i moli della Compagnia delle Indie Unite? Mio padre aveva ragione, è un atto di terrorismo, ti ha usato! È stata lei a mettermi al corrente della cospirazione. E se vogliamo capire, il suo aiuto è fondamentale. E se ti sbagliassi? Allora risponderemo delle nostre azioni. E ne subiremo le conseguenze. Come ha fatto Mallory? Prega di avere ragione. Non vorrei vederti sul lato sbagliato di questo conflitto. Neanch'io, fratello. Eccoli, dall'altro lato della sala. Attenzione. Rissa. Guarda quello col cilindro, guarda sto salame. E togliti dai coglioni. Che poi dicono che li sparo sulle gengive, ma scusate. Occhio. Fucigliere a terra. Aspetta, fratello. Ricarico. Scusi. Uomo a terra. Cioè state a distruggere tutta la stanza senza ammazzarne neanche uno comunque. Muoviamoci. La sala degli archivi è di qua. No, controllo se magari c'è qualche munizione. Anche no. Va bene, andiamo. Vi seguo. Vediamo un po'. Sì, c'è proprio un problema. Di qua, oltre la balconata del cortile. Aspetta che qua secondo me c'è un'imboscata. Aspetta che c'era qualcosa. Guardie! C'è un documento. Aspetta, sti cazzi, signori.
arrangiare. E che cos'è? Vediamo. Dov'è? Questo qua dovrebbe essere. Ivi regna un magno sovrano, caro alle genti di agrie città, il Gran Dasarata, probabilmente. Nobile e savio, superbo sapiente della sacralità, fulgido impegno votava i doveri, con forza, saggezza e savia premura. Alla stirpe di Ixuvaku lustro donava, emblema di ingegno e virtù in peritura. Santo elettivo per tempra morale, ferro in battaglia ma morigerato, d'enormi ricchezze ad Ingra godeva e al signore d'oro era paragonato. Non lungi da Manu, il re primigenio, reggeva il reame con nerbo ed onore, integro, equanime e al giusto fedele, il gaudio comune serbava nel cuore. Nell'urbe opulenta egli regnava ad Amarava e di India ispirata, in un luogo graziato d'incanto infinito, tra genti di stirpe virtuosa ed agiata. Assai generosa fu la loro progenie, fin tanto che l'uomo non più dimandava o invidia nutriva per beni mondani che l'amico più abbiente ivi vantava, poiché la miseria era sì sconosciuta. Ma che cazzo è la poesia di Natale? Che non mi fate l'applauso, mi danno la bustina tipo con 10 euro, va bene? Che cos'è? Siamo a fare cose dall'asilo qua. Sembra proprio una cosa. Vabbè, sti cazzo. Cos'è questo? No, non lo voglio questo. Oh, forse sì. Sì, vabbè, lo usiamo un po', poi mi riprendo il mio. Scusate, eh. Là. Guarda quell'altro com'è cascato. Salame. Attenzione. Stai calmo. Al volo, però. Aspetta, dov'è? Là. Ma non è vero. Allora, a parte che te lo appiccico sulle gengive, eh. È morto quello? Sì, ti rimbalzo. Attenzione, c'è una bombetta lì. Oppela. Là. Oppela. Guardia neutralizzata. Diavolo. Servono altre munizioni. Si è salvato quello. Servono altre munizioni, sì, ci abbiamo qua, no? Merda. Mi arrivano altri da semi interrato. Di ora un fucile termite. Dove sta il fucile? Spacco il culo, è quello. Quanto dura? Ho capito, ma sto cercando di mettermi un po' a riparo, un po' qui, un po' lì. Comunque questi neanche uno ne hanno ammazzato, eh. Non vorrei dire niente, però. Quello sta lì del bar, si sta bevendo un caffè. Oppela, mazza che trambata. Dove sta? Ah no, era lui. La situazione è tranquilla. Andate a fanculo. Che tranquilla, ci stanno a massacrare, è tranquilla la situazione. No. Che cazzo sta succedendo? Ridammi il mio mitra. Io volevo solo prendere le munizioni. Evidentemente ce ne abbiamo abbastanza. Anche con questa? Sì. Eccoci. Al mio 3. Pronto? 1, 2, 3. Vabbè. Via. Ok. Andiamo. Gli archivi sono più avanti. Va bene, andiamo allora. C'è una suonata al piano? No. Altre foto, documenti o cose del genere. I ribelli seminano il terrore sul ponte di Westminster. Ma non è dove abbiamo fatto del panico noi, eh? Vabbè, lasciamo fare. Guarda qua, a parte la mobilia un po' abusiva, però un bel caminetto. Cosa facevano qua? Niente, sono delle candele, insomma, magari un tè. Niente, eh. Sto tè proprio non ce lo offrono. Va bene, andiamo. Copritemi le spalle, mi raccomando. Non come avete fatto fino adesso, perché... Beh, c'è un tapiro che sta inchiappettando qualcuno, mi sembra. Manifesti, polizze di carico, ordini d'acquisto. Sì. Ciò che unisce la compagnia alle spedizioni del mezzo sangue. Forse non è un tapiro, ma comunque si sta inchiappettando qualcuno. Come possiamo controllare tutti questi documenti? Vabbè. Piano figli. Un geronto. Tre documenti qui, vediamo. Ah no, dobbiamo fare il classico movimento. Non c'è una sega, va bene. Tanto sicuramente loro non troveranno niente. Penso ci metteremo quelle 2-3 settimane a controllare tutto. Qui non c'è niente. Vabbè, allora andiamo. Ah no, qualcosa abbiamo trovato. Che è un'altra poesia? Allora, facciamo quella di Pasqua. Vediamo. Archivio. Qual era? Questo. Ah, questo è solo...
po' di music. Ma non possiamo uscire sentendoci. No. Vabbè. Sarebbe stato comodo poterli sentire anche mentre giochiamo, ma a quanto pare. Se vuoi. C'è niente? No. Tipo abbiamo preso proprio l'ala sbagliata qua. Ah, stanno a controllare pure loro, dai. Aspetta, non è che magari quello che abbiamo trovato ci indicava qualcosa? Vabbè, facciamola più. Deve esserci qualcosa. Stiamo perdendo tempo. Sì, però se possiamo correre, riusciamo a fare qualcosa di più sportiveggiante in meno tempo. Niente? Ah, ho trovato qualcosa, signorina. Zitti, zitti. Cavaliere! Dica. Di qua! Questo ti interesserà. Queste spedizioni erano dirette al mio paese. Stando a quel che dice il registro, la compagnia ha un punto d'appoggio in ogni stato indiano. Eccolo, il carico dell'Agamennone, destinato alle coste orientali delle Americhe. E tre spedizioni previste sulla stessa rotta. La prossima è la RMS Oceanic e partirà tra 6 settimane. Dov'è Philly? Chi? Si è appartato col tapiro, secondo me. Andiamo? Vabbè, so dice lei. Permesso, non vorremmo disturbare. Rivesta il tapiro se state facendo qualcosa di compromettente. Se l'è ciusciato. Ma così col pistolino di fuori, mi scusi. Salve. Ok. Lord Hastings. Mi credi adesso? È lui, l'uomo dietro tutto questo. Gli omicidi di Whitechapel. La piaga dei mezzo sangue. Le Indie Unite. Non accavalli le gambe, per favore. Che cos'è? Sempre voi. Jacob Van Neck. Oh, come i libellisti di strada mi hanno affettuosamente rinominato. Jack, lo squartatore. Al vostro servizio. Ti ringrazio, Sir Lucan, per avermi consegnato questi ficcanaso. Occupati di loro. E non deluderci. Aia. Tu... Un bel colpo di fortuna, vero, Sir Galahad? Il capo dei ribelli catturato. E un traditore smascherato, tutto in un sol colpo. E il traditore sei tu, purtroppo. Alastair, come hai potuto? Perdonami, fratello. La mia stirpe viene prima di tutto. La tua stirpe? Corri! Aspetta, cazzo! Mazza mia, trambata. Ho beccato per un pelo, visto che di solito le cazze, come hai detto, cerco di godermele, ma qua ogni tanto c'è un pastino da prendere. Attenzione. Vai, con cattiveria. Inseguiamolo. Alla Batmobile. Vai così, con cattiveria. Occhio. Comunque figata anche sti palazzoni così, eh. Come ha fatto a passare da qui senza far rumore? Non è bene. Buon uomo, mi scusi. Aia. Elimina i Lycan. Cazzo, io e Lycan mi metto sempre così, ragazzi, perché... Ecco. Aspetta, diamogli una coltellata prima che arriva il prossimo.
perché ci dà più possibilità di vederli e quindi anche di evitarli, perché se ce li ritroviamo dietro l'angolo sono finiti? Non è vero. Aia, mamma mia, con quanta agilità. Al culo te sparo, Ligan. Aia, merda. Ecco, stavolta non ce l'abbiamo fatta. Ma non teniamo il mitrone, no, assolutamente no. Sì, ma che cazzo è? Scusi, aspetta, famo così. Vaffanculo allora. Aspetti, le do una coltellata. No, merda. Quanta cattiveria. Mi scusi, prima che si rialza. Scusi che si rialza. Non so se capisco adesso quello che sia. Va bene, facciamo in tempo perché qua è troppo stretta la zona. Però proviamo se riesce sempre da là. No, come non devo. Aspetta. Scusi, Sto cazzo, vai lungo. Sta qua. Finiti? Sì. Prendo questo e mi gusta di più. Aspetta, mo dove cazzo è andato? Aspetta, munizioni. Aia. Sì, sono ancora vivo, però sti cazzi, andate. Allora, questo è il primo Cavaliere, che abbiamo. Qui comando. Confermata la presenza di intrusi nella sede entrati, delle Indie cazzo. Unite. Secondo me dobbiamo andare da dove sono entrati. La polizia cittadina ha ricevuto l'ordine di restare in attesa. Ma dove cazzo stiamo? Garantire la sicurezza di Lord Hastings rappresenta la nostra priorità. Affrontate ogni sospetto con estrema cautela. Vabbè, uso un po' la pistolina adesso, per cambiare un pochino. Scusi. Qualche documento, no? Su, occhio. Aia, che tablacca. Aia. Abbiamo prestato giuramento. Aia. Non è male che l'ho beccato qui. Nel nome della legge, aprite questa porta. Diavolo. Dai che lo sappiamo fare anche noi. Anche se ci abbiamo il braccio rotto. Galahad. Diga. Resta dove sei. Aspetta, posso Ho spiegare. Detto non muoverti. Arrivi giusto in tempo. Ci hanno segnalato dei disordini. Sì, Sir Galahad ha fatto irruzione con dei ribelli con l'intento di uccidere. È una menzogna. Questo è il risultato della loro incursione. Il complice di Sir Galahad era una donna. Il capo dei ribelli, di fatto. Gioca sulla sua gelosia. È riuscita a sfuggirci a lungo, ma ora è finita. Ordinate alle guardie della compagnia di ritirarsi, Lord Hastings. Ci occuperemo noi cavalieri della cattura del capo dei ribelli. Easy, ascoltami, stai commettendo un errore imperdonabile. Sir Percival, prendi in custodia questo intruso. Mi addolora che questo compito ricada su di te, Marchese. Non più che a me, monsieur. Tienilo signor lontano Baguette. Dalla mia vista. Da quanto non lo incontravamo? Ti ringrazio, Lady Igraine. Il tuo intervento è stato provvidenziale. Occhio che sotto la vestaglia non c'è niente, signori. Stiamo solo facendo il nostro dovere, Lord Hastings. Non di meno, mia cara. Faresti meglio a tenere ben d'occhio quel traditore. Aspettatevi di essere convocato dinanzi alla corte. Servirà la vostra testimonianza. Sono sempre al servizio dei gloriosi cavalieri di Sua Maestà.